Due gruppi di ricerca internazionali hanno usato lo strumento Sphere sul telescopio europeo VLT in Cile per ottenere un'incredibile galleria di dischi protoplanetari attorno a giovani stelle vicine. Sphere è una sigla che sta per cercatore di esopianeti spettro polarimetrico ad alta definizione, ma in questo caso è stato usato per studiare il grembo in cui si formano i pianeti, ovvero gli anelli di polveri, gas e planetesimi, i mattoncini costitutivi dei sistemi planetari. Come si può vedere, questi dischi protoplanetari sono molto diversi fra loro per dimensione e forma. Alcuni contengono anelli brillanti, mentre altri evidenziano solchi scuri. Uno assomiglia addirittura a un hamburger. Quello scoperto dal team guidato da Elena Sissa dell'INAF di Padova è sottile, perché visto esattamente di taglio. Ma ciò che rende davvero peculiare la scoperta è che questo disco è situato attorno a una stella a sua volta legata gravitazionalmente a una stella binaria che ospita un anello ricco di gas, in una fase diversa dell'evoluzione planetaria. Insomma, il sistema perfetto per studiare come avrebbe potuto apparire il sistema solare nelle prime fasi della sua formazione, più di 4 miliardi di anni fa.